Eccoci qua, siamo arrivati alla lezione 43. Quindi con la lezione numero 43 la mano destra aggiungerà il dito anulare. Finalmente. Ok? Quindi abbiamo aggiunto anche il dito anulare. Mi raccomando, tutte le note che verranno suonate al micantino verrà suonato col dito anulare. Quindi l'esercizio sarà pollice, suonerà la sesta corda, e indice e medio faranno due note e il dito anulare suonerà il mi cantino. Andiamo a vedere la lezione 43. La mano sinistra si posiziona col dito medio al secondo tasto della quarta corda che farà un mi. Questo mi verrà suonato due volte con la mano destra indice e medio. Quindi sesta corda a vuoto col pollice, indice e medio suonerà il mi e l'anulare suonerà il mi cantino. Quindi partiamo da mi, 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 mi. Poi con la mano sinistra il dito indice si posizionerà al primo tasto della sesta corda che fa un fa, il dito anulare si posizionerà al terzo tasto della quarta corda che farà due fa, il dito indice si sposterà al primo tasto della prima corda per fare un altro fa. Quindi le note saranno fa, 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 fa. Poi il dito anulare della mano sinistra si posizionerà al terzo tasto della sesta corda per fare un sol. I due sol a vuoto saranno la terza corda e il dito mignolo della mano sinistra al terzo tasto della prima corda per fare un altro sol. Quindi si parte con sol, 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 sol. Poi si ritornerà alla battuta del fa. Quindi dito indice, mano sinistra, primo tasto, dito anulare, terzo tasto, quarta corda, il dito indice si sposterà al primo tasto della prima corda per fare l'ultimo fa. Quindi si parte con fa, 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 fa. Torneremo alla prima battuta, cioè le note della prima battuta, che sono quelle del mi a vuoto, il dito medio della mano sinistra al secondo tasto della quarta corda per fare due mi e il mi cantino a vuoto. Quindi le note saranno mi, 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 mi. E infine la sesta corda a vuoto col pollice della mano destra suonerà mi. Ok? Proviamo a rifare l'esercizio. Si parte con mi, 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 fa, 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 sol, 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 fa, 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 mi, 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 mi. Ok? Più che altro credo che anche qui la difficoltà sarà con l'anulare della mano destra. Questo esercizio non è particolarmente difficile, quindi andremo anche a vedere l'esercizio numero 44. Ciao ciao, a presto!